E per finire poi anni dopo, a partire dal 94, quando si svolge una colossale operazione antidroga degli enti inquirenti italiani in collaborazione con gli americani, si scopre che c'è veramente un canale, come originariamente diceva Cattaneo, che fa viaggiare dal Brasile verso l'Europa via Rotterdam o a volte via la Spagna, il percorso può mutare, ma sono tonnellate di cocaina e sono solo in questa operazione, che a sua volta fa parte di un quadro, di un quantomeno un trittico di operazioni più grandi che a loro volta fanno parte di una dozzina di operazioni, solo in questo capitolo emerse poi un traffico che credo di poter quantificare attorno ai 20.000 kg. Oggi come oggi, anno 2003, valuta 2003, mi dico, ma era strutturalmente impossibile che ci lasciassero andare avanti, perché andavamo dritti verso dei punti veramente molto sensibili. E in tutto questo l'operazione Matto Grosso come si colloca? L'operazione Matto Grosso originariamente direi che è la vittima di questa situazione, nel senso che una vera operazione di polizia che consisteva nell'intercettare dei flussi, ripeto, nelle intercettazioni telefoniche avvertite e percepite da Cattaneo, si trattava di 5.000 kg. 5.000 kg arrivano davvero 3 anni dopo, ma ne arrivano altri 5, quindi per un totale di 20.000. Ora, tutte queste operazioni hanno una caratteristica comune e finalmente forse rispondo alla domanda di prima. Perché portano tutte verso la Svizzera? Porterebbero tutte verso la Svizzera, perché ci sono i canali e i soldi arrivano qui, addirittura in queste operazioni la cocaina viene pagata in Brasile in franchi svizzeri, è una cosa che ha subito suscitato la nostra curiosità. Quello che noi realizziamo subito di fronte ai dati iniziali di Matto Grosso, ripeto, noi scriveremo poi insieme un rapporto che andrà alle autorità del Canton Ticino, cioè al Consiglio di Stato, all'esecutivo di questa Repubblica. Tutti sono riciclatori, anche mia nonna non fa male a Cosa Nostra. Invece dire, come abbiamo sempre tentato di fare, in particolare con Cattaneo, in quei momenti drammatici, sottolineo che se avessimo fatto un errore probabilmente saremmo finiti in un tritacarne, no? In senso metaforico naturalmente, ma andare a dire su quella banca, attraverso quel portasoldi, in quel momento, su quel conto, e dare il numero di conto sono arrivati quei soldi sporchi, è diverso che dire la Svizzera è tutta sporca. Dunque, in quel momento il procuratore capo era Mordasini ed è un momento molto importante, perché è finita l'epoca, per così dire, di Gmarti, nella quale tra l'altro Cattaneo era riuscito a raggiungere il suo massimo, diciamo, splendore di poliziotto e la sua massima efficacia, perché era circondato da condizioni non certo ideali, ma comunque che permettevano di fare questo tipo di lavoro. Di colpo cambia completamente la mentalità quando sarà poi Carla Del Ponte a prendere in mano la procura ticinese. La parola d'ordine che Carla Del Ponte dichiara di fronte a una telecamera, dietro la quale tra l'altro ci sono io, è: d'ora in avanti manteniamo pulito il nostro giardino, si intende il Canton Ticino, non andiamo a cercare rogne in Brasile. E qui il trend cambia completamente. In quel momento, già dal primo momento, emergevano dei buoni motivi per fare una vera inchiesta, e fra questi buoni motivi c'era, fra gli altri, c'erano nomi di politici già allora altisonanti e che oggi sono ancora più altisonanti, per esempio quelli dell'attuale Presidente del Consiglio italiano. Tu mi stai dicendo che in quel rapporto si parlava di Silvio Berlusconi? Sì, quel rapporto purtroppo ebbe una certa fortuna mediatica in Italia, perché per vie che mi sono oscure arrivò anche i colleghi italiani, che sono notoriamente molto più veloci di noi, e suscitò un notevole interesse. Io ho sempre detto alle numerose squadre di colleghi che si cercavano di approfondire quei primi risultati d'inchiesta, ho sempre detto: guardate che questo non è un risultato d'inchiesta, questa è un'ipotesi d'inchiesta e va verificata. Ma si parlava in che termini di Silvio Berlusconi? Ma dunque, la vicenda è questa: Cattaneo è vestito da infiltrato, cioè vestito da mafioso, infiltrato appunto nell'organizzazione brasiliana, ha contatto con uno dei sommi capi di questa organizzazione, e questo capo gli dice semplicemente questo: intanto gli propone un colossale giro di riciclaggio, perché è in questa veste che Cattaneo si presenta come possibile nuovo trasportatore del denaro dell'organizzazione. Ripeto, tutta la cocaina del mondo in quel momento passa praticamente di lì, per tante ragioni anche storiche. E
Questo mafioso di grande importanza svela un suo progetto a Catania, un progetto che consiste nella realizzazione ex novo, cioè su terra puramente sola natura, costruire un'intera città, una grande città che ha un nome anche altisonante, Nova Atlantida, con cosa? Naturalmente con i soldi sporchi. I soldi sporchi farebbero questo giro nel progetto del mafioso Sud America, quindi Brasile, Svizzera, poi Svizzera ancora con una tappa intermedia che adesso tralascio, Canada, garanzie bancarie ed ecco come saltano fuori i soldi nuovi, ripuliti senza più le tracce iniziali, cioè senza più tracce di cocaina. Una città in... E l'Italia? Ecco, appunto l'Italia è il punto dolente, nel senso che questo mafioso dice al presunto mafioso, che in realtà è un poliziotto, cioè a Fausto Cattaneo, noi di solito, adesso siamo un po' in difficoltà, di solito usiamo il canale, siamo a 10 anni fa esattamente, più di 10 anni fa, e dice il canale della Fininvest, e aggiunge, a un certo punto parla anche di ETA, e viene associata all'ETA, cioè l'organizzazione separatista basca, alla Fininvest. Il significato esatto di questa frase, ripeto, è proprio quello che noi chiedevamo, cioè un'inchiesta che approfondisse queste parole. Per adesso sono sempre state soltanto delle parole di un mafioso che progetta qualcosa con un poliziotto travestito da mafioso, quindi infiltrato. Possiamo prendere spunto da questo castello del 1200 Longobardo per chiederci, in Svizzera queste indagini furono bloccate, qualcuno aveva interesse in Italia che andassero avanti? Beh, il momento storico in Italia è un momento molto particolare, molto confuso, mi direte che anche altri momenti sono confusi, ma è appena caduto il governo Berlusconi 1 nel 94, siamo nel gennaio 95, e compare sul nostro piccolo scenario qui una figura importante, insomma, la Lega di Umberto Bossi, anzi lo stesso Umberto Bossi attraverso i suoi bracci destri, contatta Cattaneo ci sembra di capire, sin dal primo minuto, per capire cosa noi sappiamo su Berlusconi e noi partecipiamo poi a questo incontro per capire cosa eventualmente la Lega Nord ha su Berlusconi. L'aspetto curioso è che noi arriviamo a Milano, ci incontriamo effettivamente con Umberto Bossi in circostanze tutte da descrivere, e che la sede della Lega Nord di Milano, se non sbaglio, non molto lontana dalle sedi Fininvest, e quel giorno è tutta tappezzata, trasuda di frammenti di inchieste, di organigrammi, di ogni tipo di forma di comunicazione che dimostri in qualche modo che Berlusconi e la Fininvest e i suoi uomini sono legati con tutte le peggiori storie del mondo, ma proprio tutte. E quindi capiamo immediatamente che da qualche parte deve esserci una necessità politica da parte di Bossi di giustificare il fatto di aver fatto esplodere questo primo governo Berlusconi 1, che appunto era esploso proprio per volontà di Bossi, insomma era lui che aveva lasciato questo governo. E così andiamo a incontrare Bossi presso la Lega Nord. Vedi, il nostro obiettivo era quello non di dimostrare che Berlusconi fosse buono o cattivo, che fosse fuori legge o dentro la legge, il nostro obiettivo era quello di dimostrare alle nostre autorità, in primis alle autorità svizzere, che quell'inchiesta bisognava farla e che d'altronde quell'inchiesta era partita in termini molto seri e che quindi era molto strano che quell'inchiesta si fosse fermata sulla base di bla bla, di pettegolezzi, di gossip di bassissimo livello, proprio perché dietro nell'ombra, nella penombra, nei possibili sviluppi c'erano nomi come Berlusconi, ma non c'era solo Berlusconi, c'erano dei personaggi di grandissima importanza politica in Brasile. Lo strano è che quando noi usciamo, mentre noi scendiamo dalle scale della sede della Lega Nord, un senatore che non era neanche a Milano in quel momento, era a Roma, diffonde in perfetta contemporaneità un comunicato ANSA, quindi all'Agenzia Telegrafica Italiana, quindi rivolto a alcune decine di milioni di persone, dove dice adesso la Lega vuol fare sul serio, vuole veramente contare le pulci alla Fininvest, a Berlusconi, e quindi la Lega farà un approfondimento serio, un'inchiesta seria, e ha ingaggiato i migliori investigatori del mondo per fare questa inchiesta. Beh, la conseguenza della conseguenza di tutto questo è che noi siamo divenuti delle sospette spie, prima sospettati di spionaggio economico e poi di spionaggio politico, a causa proprio dell'incontro con Bossi.